Buongiorno, come state? Tutto bene? Rieccoci qua per un nuovo video. Oggi è sabato 26 ottobre, sabato mattina. Io ci siamo svegliati poco fa. Stavamo facendo colazione. Qui ancora di qua in cucina. E io ne approfitto perché devo iniziare a fare un po' di lavatrici. Devo lavare la sua roba della scuola materna. Dimmi, amore. Cosa hai combinato? Primo danno della mattina. Mannaggia, era pulita questa tovaglia, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Ma io non ti posso lasciare solo un secondo. Un secondo. Lei dava momenti. C'era un periodo che questi qua li amava. Se ne mangiava quintalate adesso. Mi fai raccontare le bugie? Stavo per dire che non ti. No, non è vero che non ti piacciono più. Ma forse ti eri un po' stufato. Ti piacciono? Perché stamattina te li ho dati, sono ancora tutti lì. Cosa? Caffè? Sì, sei ancora. Caffè? Sì, ce n'è ancora. Caffè di mamma. Ce Sei poco? n'è poco? No, ce n'è tanto. Allora, adesso faccio subito la lavatrice perché oggi volevamo andare. Ti ricordi dove volevamo andare oggi, amore mio? Macchinine. Dove? Da Auchan. Esatto. Anche perché mi sa che oggi Adi finisce tardi di lavorare, quindi non so se riuscirà a venire insieme a noi. Però volevo andare già di. Cosa stai mangiando? Nesquik, le palline di Nesquik. Volevamo andare appunto da Auchan per comprare. Ti ricordi? Un gioco? No, cosa volevamo fare a casa? Che è da 3 giorni che me lo chiedi. Non ti ricordi? Ai, ai, Mamma, voglio prendere una lettera. cos'è che vuoi prendere? Le marionette, vai a prenderle. Comunque, pensavo che si ricordasse perché da 3 giorni veramente che me lo chiede. Volevamo prendere alcune cosette per addobbare la casa per Halloween, perché qualche giorno fa gliene ho parlato. Hai preso le marionette? Cos'è quello? Un drago? Oh, ma che bello! Cosa è successo? Si è fatto male il drago? Vai a prendere anche le altre, amore. Comunque, un po' di giorni fa gliene ho parlato se magari gli andava di addobbare un po' la casa per Halloween, ok? Lui è stato super entusiasta ed è da 3 giorni appunto che me lo chiede e non volevo fare nulla di grande, giusto qualcosa da farlo partecipare più che altro, visto che quest'anno è anche un po' più grandicello e magari riusciamo a fare qualcosina insieme. E quello chi è? Ti ricordi? Come si chiama lui? Quasi, Pinocchio, amore. Pinocchio, ti ricordi che quando dice le bugie gli cresce il naso? Non si dicono le bugie, vero? Bene, meno male. Abbracci le marionette. Edo, ma quindi la addobbiamo casa per Halloween? Eh no, non l'abbiamo ancora fatto perché adesso andiamo da Auchan e compriamo le cose. Chi è quello, il maialino? Mi fai fare la nanna? E quello chi è? L'unicorno! Che bel draghetto che sei, fammelo un po' vedere, amore. Che carino. Ha degli occhioni giganti. Ma no, non la foglia, io voglio la mela. Adesso c'è più o meno, se sono Te la sei mangiata tutta tu la mela?
Ma mannaggia. Aggiornamento alle 10 del mattino. Cedo qua che sto guardando un po' di cartoni perché ho la casa abbastanza sottosopra. Infatti adesso sto pensando di lavarmi i capelli comunque oggi pomeriggio, stasera, perché sennò oggi non risolvo nulla. Cioè, sembra di essere in una lavanderia. Lavanderia Soares, fusario. No, comunque, a parte gli scherzi, devo andare a sistemare un po' la camera e sistemare un po' qua la sala, giusto da dare quantomeno una riordinata e un po' una pulita veloce, anche perché probabilmente verrà la mia mamma, forse andiamo insieme da Ocean, vediamo. Comunque adesso do una sistemata e poi vediamo un po' come andrà la giornata. Eccomi, alla fine sono riuscita a fare solo la camera e il bagno, va bene così anche perché è già quasi mezzogiorno e Cedo qua che sta colorando. Ieri ci siamo messi a fare i disegni di Halloween. Mamma. Abbiamo fatto le zucchette. Vuoi fare un gioco? Tra l'altro vi volevo far vedere che qua in camera sono finalmente venuti a montarci le finestre. Magari da qua si vede un po' meglio. Prima erano proprio orribili. Chi c'è qua che vuole passare? Io. Chi c'è qua che vuole passare? Cos'hai lì, il puzzle? Sì, il casetto pulito. No, se la vuoi fare, falla lì sul letto però. Mi vuole far vedere la capo... Ormai è impazzito con queste capovolte. Guarda, mamma. Vai, 3, 2, 1. Via. Via. Boink. Qua mamma? Sì. Bravo! Comunque, siccome me l'avete chiesto in parecchi nell'ultimo video, se ancora non l'avete visto vi lascio il link qua in descrizione, abbiamo appunto cambiato le finestre. L'anno scorso abbiamo cambiato quelle della sala, quindi la porta finestre che dà sul balcone e la finestra normale. Quest'anno abbiamo fatto questa della cameretta di Edo, quella della sala, della camera nostra di là, in cucina e in bagno, e sono appunto in PVC. Poi faccio vedere così che magari si capisce meglio, nel senso che si aprono sia così, così da sopra ricircola l'aria, che vabbè, in modo classico così, e poi così sono chiuse. Nel frattempo si è fatta ora di pranzo, ho fatto un po' di pasta al sugo, anche Edo la sta mangiando, è buona? Allora, aggiornamento alle 2 del pomeriggio, questo tempo pazzo a Torino, non si capisce più nulla, parlo un po' piano perché Cedo lì che si è addormentato in macchina. Giustamente, poverino, questo è il suo orario di andare a dormire. Avevo immaginato che si sarebbe addormentato in macchina. Però se non facevo così, poi oggi non, di sicuro non uscivamo più, facevamo troppo tardi. Quindi ho preferito uscire. La mia mamma è stanca, quindi non è venuta, perché ha lavorato stamattina. E dicevo comunque che questo tempo è pazzo a Torino, perché io sono con la maglietta, questa qua è una t-shirt, e questo qua è un... un maglione aperto, così, come si può chiamare, non mi viene in mente adesso. E comunque per uscire di casa ho preso, mi sono messa io il giubbotto e l'ho messo ovviamente anche a Edo. Adesso me lo sono tolto perché inizia a fare caldo, solo che Edo poverino si è addormentato col giubbottino, infatti ho aperto un po' il finestrino. È pazzo, cioè 2 giorni fa diluviava, diluviato per quasi 3 giorni, un freddo tremendo, e adesso ci saranno tipo 23 gradi. Si capisce più niente. Meglio così, io preferisco il caldo, lo sapete, però questi sbalzi non è che facciano neanche tanto bene. E niente, comunque adesso aspetto
un quarto d'ora, così lo faccio riposare un pochino, poverino. Appena è salito in macchina è crollato, quindi è già una ventina di minuti che dorme. Quindi ancora un quarto d'ora, sto un po' qua, riguardo un po' il cellulare, sto un po' tranquilla qua perché non voglio svegliarla adesso e poi entriamo. Allora ho dovuto riaccendere un po' la macchina prima perché mi sono messa lì a sbottonarlo un po', si stava quasi per svegliare, solo che ha dormito un po' qua, bisogna dormire ancora almeno 10 minuti, così si riposa un pochino, che stamattina si è svegliato anche presto più che altro. E ieri siamo andati a dormire tardi, quindi voglio che si riposa un pochino, tanto oggi non abbiamo nessuno che ci corre dietro. Solo che ho provato a scoprirlo un pochino, si stava svegliando. Comunque ne approfitto che sono qua tranquilla per raccontarvi una cosa di oggi a pranzo. Non so se avete notato che ho fatto una faccia un po' strana quando vi dicevo che ho fatto la pasta al sugo. Perché con Edo sto avendo tanti 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 problemi con la pappa. Davvero, ultimamente sto mangiando meno del solito, nel senso che se prima mi mangiava quasi tutti i formaggi, adesso inizia a storcere un po' il naso anche per quelli. E anche le maestre mi dicono che a scuola non mangia niente. Io ho il menù settimanale, ovviamente, di tutti i giorni. Hanno menù completo, vario, con un sacco di cose, ma Edo è molto particolare. Ad esempio fanno tante zuppe di legumi, zuppe di farro, minestre. Edo proprio non ne vuole neanche sentir parlare. Lui, per lui è pasta. Deve essere pasta in bianco, pasta al sugo, pasta al pesto, pasta al ragù. Tutte le altre cose che sono un po' strane, anche le vellutate gli piacciono, ma ad esempio devo fargliela una volta alla settimana, se no, se gliela ripropongo troppo poi non me la mangia più. Stessa cosa per il prosciutto, insomma, è molto difficile. L'unica cosa che mangio super volentieri sono le verdure cotte, tipo zucchine, broccolini, carotine, però devono essere rigorosamente bollite, senza spezie, senza colori intorno, tipo prezzemolo, queste cose qua. Se vede qualcosa di un po' più diverso, già neanche le assaggio, non so proprio come fare, allontana proprio il piatto. Tutto questo per dirvi che oggi, siccome Edo il pesce non riesco a farglielo mangiare, ho provato, siccome Edo adora il ragù della nonna Maria, il famoso ragù di nonna Maria, ho provato a fargli il sugo col tonno. Invece della carne gli ho messo il tonno e l'ho schiacciato bene bene, ho fatto proprio in poltiglia. Lui se ne è accorto, mi fa: ma è ragù questo? Sì, è ragù di nonna Maria, assaggia. È un ragù un po', è un ragù speciale, gli ho detto. E lui se l'è mangiato tutto. L'ho dovuto un po' trarre in inganno oggi. Non gli ho specificato che era pesce, perché se no, al 99% dei casi non l'avrebbe neanche assaggiato a priori. E quindi un po' così con l'inganno oggi sono riuscita a farglielo mangiare. Anche perché le maestre si lamentano che Edo non assaggia, non mangia. Non so cosa fare. Niente, tra una cosa e l'altra si sono fatte le 2:30, quindi adesso sveglio questo bimbo che sta russando, piccolino. Stiamo andando avanti oltretutto ad Dario Sol perché ha la tosse da un bel po' di giorni e appunto per questo tempo pazzo. E niente, comunque adesso lo sveglio così ci facciamo il nostro giretto. Allora, siamo tornati a casa. Ovviamente ne ho approfittato per fare anche un po' di spesa. E ho comprato, non ho comprato cose da addobbare la casa. Ho preso più che altro dei pennarelli per Edo, che i suoi si stavano quasi tutti scaricando. Poi ho preso degli adesivini perché l'idea era quella di fare tipo dei disegni così di Halloween e poi di attaccarli qua e là per la casa. Vediamo un po' cosa viene fuori. E poi non ho saputo resistere, ho preso le ragnatele finte. Magari non addobbiamo proprio tutta la casa, ma ci concentriamo magari qua sulla cameretta di Edo, vediamo un po'.
Allora, alla fine abbiamo addobbato solo la cameretta di Edo con i disegnini che abbiamo fatto. Adesso ve la faccio vedere bene. E proprio una cosa così, giusto da far giocare un pochino Edo, anche perché alla sua scuola non lo festeggiano Halloween, quindi comunque ci tenevo a fare qualcosina con lui. L'unica festicciola che farà sarà a ginnastica, che appunto mercoledì faranno una sorta di allenamento mascherati e poi fanno la merenda dopo. Comunque abbiamo attaccato qua tutti i disegnini. Abbiamo fatto i fantasmini con... abbiamo disegnato la forma della mano e poi gli abbiamo attaccato gli occhi, questi qua adesivi. Abbiamo fatto i ragnetti, questa zucca qua l'ha fatta Adi. Tutti gli occhietti glieli ha attaccati Edo, Ho fatto il fantasmino con tre occhi. Questo ragnetto l'ha colorato Edo. Io e Edo insieme. Questa è la zucca che ha colorato Edo. Poi di qua c'erano già le zucchette, abbiamo messo un po' della ragnatela finta con i ragnetti. Poi qua abbiamo messo altri disegnini, il piccolo pipistrello, l'altro fantasmino, altra zucchetta, insomma. Questo è il risultato finale, qua c'è un caos adesso da mettere a posto. No, neanche più di tanto, Adi stava già iniziando a sistemare. Allora, io volevo chiedere una cosa, intanto lì ci sono Adi ed Edo. Ed ha deciso che oggi vuole montare il trenino e quindi lo stanno montando. Comunque, vi volevo chiedere una cosa. Siccome già nell'ultimo video ve ne parlavo, vorrei fare una sorta di video ask, o altrimenti ogni vlog, fatemi dire per i prossimi 2 o 3 vlog, ci tenevo a rispondere alle vostre domande magari alla fine di un video, perché noto che ci sono parecchie domande ricorrenti qua nel canale, qua nei commenti, quindi se avete qualche domanda, se vi fa piacere, scrivetemela qua nei commenti, così appunto alla fine di qualche video magari faccio il video ask, faccio una parentesi di video ask. E niente, fatemi sapere anche cosa ne pensate, ok? Come avete visto, oltretutto, questa settimana qua in realtà, ho pubblicato un video in più e ogni tanto, se riesco, vorrei continuare a farlo. Non lo metto come programmazione fissa del canale, gli appuntamenti fissi sono sempre il martedì e il sabato, ma se riesco mi piacerebbe caricare un video in più, magari il giovedì. Vediamo un attimino cosa riesco a fare e fatemi sapere sempre qua nei commenti se è una cosa che vi può far piacere, e soprattutto fatemi sapere se voi video solitamente preferite che li carico la mattina, il pomeriggio, la sera, qual è l'orario in cui guardate i video, fatemi sapere qua nei commenti se vi va, ok? E niente, io vado davvero, vi ricordo come sempre che se vi fa piacere mi potete seguire anche su Instagram, io sono AnnaGloria91, se questo video ti è piaciuto mettimi un mi piace, e se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere gli altri video che caricherò, soprattutto quelli extra. Niente, io vi mando un grandissimo bacione e al prossimo video, ciao ciao!